E con questo bel ritmo classico, benvenuti al terzo capitolo di Fuso Minecraft. Cominciamo subito e andiamo a personal. Scusate, è troppo accento. Mi vedo, voi mi vedete, ciao. Ed eccoci qui, è stato il primo mondo che ho costruito personalizzato. Sono andato alle opzioni e ho tarato al massimo tutto. Diamanti, oro, lapislazzuli, redstone. Come potete vedere mi sono lasciato un po' andare, insomma, perché ero talmente stufo di non trovare poi così tanti diamanti e oro mentre scavavo che ho detto «Cacchio! Voglio un mondo dove posso trovare tutto! E tanto soprattutto!» E così ho fatto. Guardate, tavoli d'oro, neanche fossi Remida, proprio neanche fossi uno sceicco arabo, cioè i sceicchi sono solo arabi, vabbè, manco fossi uno sceicco, ecco. Guardate, facciamo un tuffo in piscina, yuhu! E ora torniamo su, se no affogo. Come vedete, ho fatto proprio l'esagerato. Ecco, questa era la prima casetta che ho creato, perché io vi ricordo che dove io spono nel mondo che creo, faccio casa. Ecco, come vedete, stanno creando, stanno fondendo tutto, lingotto d'oro, ferro grezzo, sono strapieno. Vedete infatti armatura di diamante, lo scudo non l'ho fatto perché tanto sono in modalità pacifica qui. Qui voglio solo costruire. Piccone di diamante, pala, ascia di diamante, tutto diamante. Qui proprio non mi manca. Insomma, ecco. Ecco, poi ho fatto questa stradina, ho fatto questo collegamento, perché poi la camera da letto l'ho fatta di qua. Intanto, vedete qui, sono spawnato su un'isola. Qui ho fatto la camera da letto. E come vedete, cioè, guardate quanti diamanti, guardate quanti diamanti! Sapete che per fare un blocco ce ne vogliono 9, quindi uno stack e mezzo di blocchi di diamanti più questi, immaginate quanti diamanti ho tolto, e non è che mi sono allontanato tanto, però è normale, quando tari al massimo tutto quanto, massimo di numero e massimo di livello, cioè guardate lassù, lassù adesso da quando lo vedete, però io sì, qui si intravede del azzurrino, perché lì ci sono diamanti, l'ho messo proprio al massimo della quota. Come vedete anche qui oro tanto. Lapislazzuli, per ora la redstone la tengo lì dove sono i forni. Sono finito dentro l'acqua. Ecco, qui ho messo quest'altra porta con questa pedana, che però non funziona. La pedana d'oro non funziona. No, sta facendo buio, va bene, volevo farvi vedere. Guardate, qui abbiamo un orto molto futuristico, molto moderno. Con questo strano disegno mi andava di farlo strano, famo strano. Ok, andiamo a Nanna, in questa modestissima camera. A Nanna, come potete vedere, sogni d'oro, grazie, mi ha dato progresso compiuto, sogni d'oro. Come vedete il letto è rosso, perché questo mondo l'ho creato prima della 1.12.8 la pesca, in cui se hai la lana bianca fai il letto bianco e così via. Ora, già, prima di uscire vi faccio vedere il piano di sopra. Vedete scale in lapislazzuli, ecco. Come vedete questo è il piano di sopra. E ancora non ci ho fatto niente, però devo fare un secondo piano, poi. Intanto, vedete, ho coperto, così se piove sono coperto. Insomma, una casina modesta per non bagnarsi se piove. Ecco, qui come vedete la pedana d'oro funziona. Forse funziona solo oro su oro, non lo so. Va bene, ora giusto per darvi un'idea di quanto ho tarato al massimo, guardate qua che roba, sono invaso dall'oro qui, e c'erano anche i diamanti qui tantissimi, li ho tolti quasi tutti da qui, sono caduto, ma dove vado? Oh. Ecco, adesso vado di qua, e tanto c'è solo dalla casa da vedere, non è... ecco, guardate qua, guardate i diamanti dove sono, guardate qui che cosa, aio, mi sono fatto male, mannaggia che dolore. Vabbè, comunque come vedete qui non si può fare un passo senza trovare ogni genere di risorsa, ma l'ho fatta apposta perché volevo creare una casa bella senza troppa fatica, senza dover andare in giro per mondi a trovare tutto il materiale necessario. E come vedete, ecco, questa è la mia modestissima casa. Spero che vi piaccia, insomma. Ecco, ve la faccio vedere anche da qui. Che tanto c'è solo la casa da far vedere in questo mondo, non ho costruito nient'altro, anche perché non ce n'è bisogno qui, volevo solo costruire una casa ricchissima, fatta con i materiali più preziosi in Minecraft. Adesso acceleriamo un po', zompiamo, perché vi voglio mostrare la seconda cava da cui ho estratto tutto, perché diciamo che questa casa l'ho fatta col 50% del materiale trovato là.
L'altro 50% da un'altra parte che ora vi mostro. Intanto vi faccio vedere anche da quest'altro angolo come la casa. Non è mica tanto brutta in fondo, no? Dai, questo rosso così bello acceso, il ferro così attorno. È una casa molto moderna e anche molto costosa. Solo 12 miliardi di euro. Ecco qui, come vedete, c'è la crafting table perché qui mi sono messo a costruire tanto. Vedete, ecco qui per scendere ho lasciato gli scalini così, tanto non era necessario toglierli. Qui l'ho messo di terra perché mancava. E come vedete qui era quasi tutto pieno, ho svuotato io. Sentite come ho detto, ho svuotato. Che enfasi nelle parole a volte. Torniamo su. E niente, basta, questo è tutto il mondo di Personal. Aspettate un attimo, ecco, mi sono accorto adesso che la telecamera stava mettendo a fuoco. E perché ha l'autocorrettore focale. E giusto per darvi un'altra idea, giusto ecco perché, per farvi capire. Ora andiamo un attimo di là, attraversiamo. Vedete, ci sono molte caverne piccole. E in ogni caverna dove tu vai, guarda qua, guardate qua soltanto all'ingresso, guardate qui che roba. Se fosse stato un mondo normale, questo sarebbe stato una normale terra e sarei dovuto andare giù, scavare chissà quanto per una decina di diamanti al massimo. Veramente insopportabile. No, vabbè, per carità, è il bello dell'avventura con la modalità normale, è ovvio che c'è. Però, come vi ho detto, volevo un mondo dove poter trovare con estrema facilità tutti i materiali più preziosi. Proprio per poter creare questa casa da sogno. E basta, non serve che vado da nessun'altra parte, tanto il mondo di Minecraft come viene di solito lo conoscete. Rientro dentro, mi rimetto dove ero prima e chiudo qua. Ecco, esco, salve, torno al menu principale, e fatto, ecco, questo è tutto. Spero che vi sia piaciuto, so che non è stato granché, però vi assicuro il prossimo mondo sarà molto meglio, perché sempre personalizzato, però ci sono andato un po' più adagio. E soprattutto lì non ho costruito solo la casa, lì ci divertiremo di più. Quindi non facciamo durare troppo questo video. E vi lascio con un ultimo paio di secondi con questa splendida musica e ci vediamo al prossimo video. Si è spostata la videocamera, non deve vedere il rosso, non si deve... Oh, ecco, prima era così, si è spostata di nuovo. Ah, prima o poi devo prendere un piedistallo come si deve. Va bene, arriviamo a 8 minuti e poi stoppiamo, va, ciao.